Bentornati ad Obscure Console. Come avete potuto sentire alla fine del video sull'Atari Jaguar, qui la telecamera purtroppo ha finito lo spazio di registrazione, quindi per un po' avrete la mia voce che commenterà le immagini. Qui parliamo di espandere le console. Allora, le console, così come i computer, sono state spesso oggetto di espansioni. Di base, chiaramente, una console permette a chi la utilizza di poter giocare subito, senza troppi pensieri. Però il poterne espandere le possibilità ha fatto sempre gola ai produttori. Il pubblico console, però, è molto diverso da quello computer e quindi non sempre ha recepito particolarmente bene queste periferiche. Facciamo qualche esempio. Iniziamo con il Famicom Disk System, un'espansione a floppy uscita appunto per il Famicom, che era la versione giapponese del Nintendo Entertainment System. Uscita appunto nel 1986, questa espansione prevedeva l'uso di floppy e inizialmente vendette anche piuttosto bene, però poi purtroppo divenne presto obsoleta dato che uscirono delle cartucce dalla capacità maggiore e soprattutto fu introdotta la possibilità di salvare i dati tramite batteria interna alle cartucce. Per questi motivi, appunto, la periferica divenne ra rapidamente obsoleta, tant'è che non ha mai visto una uscita ufficiale fuori dal Giappone. Proseguiamo adesso invece con il CD-ROM 2 System, un'espansione a CD per il NEC PC Engine uscita nel 1988. Questa espansione di fatto rendeva il PC Engine la prima console ad avere una periferica CD-ROM e quindi diciamo è un grande traguardo tecnico che però purtroppo non si rivelò comunque un enorme successo a livello mondiale. In Giappone fece, diciamo, le vendite furono molto buone, come anche quelle appunto del PC Engine, mentre in America purtroppo non riuscì a creare un forte impatto. Anche il CD-ROM 2 System ricevette a sua volta una versione migliorata e poteva funzionare sia tramite una card aggiornata che tramite un sistema a parte chiamato Super CD-ROM 2. Anche questo appunto ebbe un buon impatto in patria, quindi in Giappone, mentre in America non ebbe certo l'impatto sperato, anzi creò ulteriore confusione tra l'utenza, tra quali titoli girassero sul CD-ROM 2 normale, sul Super CD-ROM 2, eccetera. Quindi diciamo che fu una mossa interessante per far fronte alla concorrenza, però piuttosto controproducente poi a livello pratico. C'è da dire appunto che di base il TurboGrafx-16, quindi che è appunto il nome del PC Engine in America, non ha mai avuto un grande mercato fin dall'inizio, quindi diciamo, non c'è molto da sorprendersi se poi le vendite sono comunque rimaste basse. Prima di passare all'argomento principale del nostro capitolo, spendiamo un attimo due parole sul Nintendo 64 Disk Drive. A differenza delle due periferiche di cui abbiamo parlato prima, appunto, che hanno avuto comunque una loro fetta di mercato, il Nintendo 64 Disk Drive è stato purtroppo un grosso problema per Nintendo e si è rivelato un clamoroso fallimento. Annunciato prima ancora dell'uscita del Nintendo 64, di cui appunto è un'espansione, il sistema praticamente fu rimandato più volte fino a uscire il 1° dicembre del 1999 in Giappone. Questa espansione utilizza dei dischi magnetici da 64 MB. E diciamo nell'intenzione di Nintendo doveva essere un modo per rendere i giochi sempre più grandi, interattivi, interessanti e soprattutto fornire anche una connessione alla rete, quindi la possibilità di poter giocare online. Purtroppo tutto questo, appunto l'uscita tarda e tutto il resto troncarono di netto le gambe a questo progetto che praticamente vendette soltanto 15.000 pezzi. E adesso arriviamo all'argomento principale di questo capitolo, ma iniziamo col chi l'ha realizzato. Parliamo di Sega, o Sega, se preferite il nome internazionale, questa famosissima software house e diciamo la regina degli arcade per eccellenza, fu fondata nel 1951 da David Rosen, che dopo la Seconda Guerra Mondiale si era trasferito in Giappone e ebbe inizialmente il nome di Rosen Enterprises. Dopo questo cambiò il nome in Standard Games e poi diciamo si fuse più avanti e diventò praticamente Service Games, che in abbreviato è Sega. Già dalla fine degli anni 70 Sega crea, diciamo, una sua divisione per i giochi arcade e comincia, diciamo, la sua scalata verso il successo, che poi arriverà all'inizio degli anni 80 con titoli come Turbo, Frogger e Zaxxon, che saranno poi prontamente convertiti per tutti i computer e le console dell'epoca.
A quel tempo, appunto, Sega ancora realizza comunque direttamente giochi per Atari 2600 e ColecoVision, quindi non ha un suo sistema. Ma nel 1983 mette in commercio la sua prima console, ovvero il Sega SG-1000, che arriverà tra l'altro sporadicamente fuori dal Giappone e dall'Oceania e vedrà qualche unità venduta anche in Italia, Spagna e Sudafrica. E con l'SG1000 io vi saluto per il momento. Adesso passiamo al video realizzato da Walter Pugli col suo telefono. Questo è il Master System, la prima console che serve il Mark III, come ho visto all'inizio. La console arriva anche qui da noi, praticamente, in quantità. E che in Europa ha avuto un grande successo. In America e in Giappone no, ma in Europa sta molto molto venduta, anche in Brasile, tra l'altro. Dopo questa, Sega praticamente fa il botto, perché fa uscire il Mega Drive, e il Mega Drive fa il botto colossale, soprattutto in America e in Giappone, praticamente. Scusate, in America e in Europa, in Giappone non molto. Qui possiamo vedere una pubblicità dell'epoca italiana. Poi mi mandano tre gamancini, mi hanno detto che da qui si vede ai nascimi. Cuccato, eh? Dai, vai a giocare anche a me. Bello, eh? Ti vuoi divertire tutto da solo? Egoisti, facciamo godere tutti. No! Occio! Ehi, Walter, oggi non ci fila nessuno. Per forza, c'è Jerry in regia con Mega Drive. Walter, Roberto, con Mega Drive la partita la faccio io! Con Mega Drive non ce n'è più per nessuno. È stata una delle prime console pubblicizzate così in Italia, quindi insomma, ha avuto un successo bestiale, ma alla Sega non stanno mai fermi, non sono mai stati fermi, hanno un settore ricerca e sviluppo bestiale, cioè, l'hanno sempre avuto. E hanno cominciato a fare periferiche su periferiche del Mega Drive. Prima c'è stata questo, è stato l'adattatore per i giochi del Master System, quindi ti permetteva di giocare i giochi del Master System sul Mega Drive, che c'era anche Carlo, tra l'altro, se non vedevo domani, giusto? Esatto. E lo porterò a novembre. Esatto. Poi hanno fatto una revisione, questo è il Mega Drive 2, così, tanto per gradire. Poi in Giappone è uscito il Teradrive, che è un computer con all'interno anche un Mega Drive, realizzato in collaborazione con IBM, il V86. Una cosa abbastanza strana e peculiare, che è stato portato in Europa nel 93 dall'Amstrad, dove era un 386 con dentro un Mega Drive. È rarissimo, ma non è che valga poi, cioè quando si trova. Ma la Sega non gli bastava, il Mega Drive poteva fare di più, e allora fa uscire il Mega CD, un'espansione a CD praticamente del Mega Drive. Questa espansione, il cuore del futuro, questa Mega CD. E solo chi è Mega può avere Mega CD. Unisci la potenza di Mega Drive alla perfezione digitale. 16 bit più 16 bit uguale conquista il tuo nuovo mondo. Il mito di Sega. Mega CD non solo un CD. Mega CD, CD audio e CD video finalmente insieme. Mega CD da Sega. E giochi preziosi. Quindi esce il Mega CD, un'espansione costosa che permette appunto di leggere i CD, permette aggiungere delle feature interessanti al Mega Drive, tipo anche qui lo sprite scaling e rotation, insomma, diciamo, che permette di ruotare gli sprite in modo molto molto convincente, un po' tipo come faceva la Nintendo col Mod 7, che si muoveva tutto, no? Era una cosa proprio caratteristica del Super Nintendo. Quindi insomma era una cosa interessante. Il sistema comunque era 64 colori, quindi nel senso comunque manteneva più o meno gli stessi colori del Mega Drive, se non mi ricordo male. Qui lo vediamo attaccato a un Mega Drive 1. Modificato. Sì, vabbè, quello è modificato. Però ovviamente era venuto così con questo affare, con questo. Ecco un'altra piccola interruzione, questa è l'ultima, poi il video proseguirà fino alla fine del capitolo. Allora, qui appunto potete vedere un Mega Drive attaccato al Mega CD con questo aggancio laterale, ma ovviamente la Sega realizza anche un Mega CD per chi ha un secondo modello di Mega Drive e quindi tutto questo ha la sua plancia, il suo sistema di collegamento diverso ovviamente dal primo. Ecco, qui in foto adesso lo potete vedere appunto un Mega Drive 2 attaccato ad un Mega CD 2. È possibile fare anche il contrario, cioè attaccare un Mega CD 2 a un Mega Drive 1 e viceversa, però è una cosa molto più farraginosa e non particolarmente bella esteticamente.
ma questo ovviamente non basta ed escono anche altre periferie, tra cui il CDX, di cui vi parlo meglio nel video. In Europa si chiama Multimega, che è praticamente un ibrido, legge sia i suoi Mega Drive che quelli del Mega CD, o Sega CD in America e Genesis, che è il nome del Mega Drive americano, e in più è un lettore CD portatile, per lei è una cosa favolosa, però diciamo prezzo veramente altissimo, quindi ne hanno venduti pochissimi, questo era chiaro, però non si fermavano mai, in più l'hanno concesso a altri sviluppatori, come ad esempio alla JVC, che ha fatto il bellissimo Wonder Mega, anche questo legge cartucce e cose. Questi qui sono usciti, sono in Giappone, questo modello viene in America, da noi non sono mai arrivati. Sono ricercatissimi tra i collezionisti. Prima abbiamo visto il Laser Active, e appunto anche il Laser Active legge il Mega Drive e il Mega CD. Cioè, la Sega non si ferma mai, era proprio una marca esagerata. Però forse fa il passo un po' troppo di lungo la gamba. Six times more powerful than 3DO. All right, baby. 40 times more than Super NES. Hey, yo, there is no 32-bit Super NES. Are we gonna see the games or what? Show me! Increase the power of your 40 times. Thank you. Regarde, c'est Chloé, la poupée qui fait à manger. Sega lance la 32X. Clip-la sur ta Mega Drive et tu en prendras plein les yeux. Sega! C'est plus fort que toi. Questo è il 32X. Che succede? Sega fa uscire nel 94 un'altra espansione, altro costo per l'utenza. L'utenza è confusa, cioè, sinceramente cominciano ad essere tante le espansioni di Mega Drive, no? Tanti modelli, tante cose. Questo è un 32X, potete vedere qui. Non ho portato le console perché questo per farlo funzionare ci vuole le giornate, non ha alcun senso. Questo è un 32X, eccolo qui. Questa specie dovrebbe sembrare un motore di una macchina sportiva americana, mi sembra un fungo, a dire la verità, però sono gusti. Esatto, e praticamente si inserisce proprio sopra la console. Si inserisce sopra la console? Sì? Sì, sì. Sega 32X, come dicevo. Praticamente è un'espansione che porta il Mega Drive ad avere 32 bit. Praticamente succede, alla fine del 93 c'è una telefonata tra il CEO giapponese di Sega e il responsabile della Joe Miller, esatto, era capo della divisione ricerca e sviluppo americana, dove gli dice che la divisione giapponese sta lavorando sul Saturn, che è la console successiva al Mega Drive, ma hanno una paura matta perché i lavori vanno piano e ci sono macchine che stanno per uscire, come Jaguar, che come vi dicevo prima, nonostante poi abbia fatto comunque un buono colossale, terrorizzavano gli avversari quando poi uscivano. Quindi niente, qui praticamente esce questo, quindi praticamente si mettono d'accordo, inizialmente dovevano far uscire un sistema molto meno potente, che era praticamente basato sul Sega Virtual Processor, che è questo qui, che è stato usato sul Mega Drive per un solo gioco, per Virtua Racing. È un gioco veramente questo qui, che costava altro anche molto di più e è molto più grosso, permetteva una grafica 3D sul Mega Drive. Dovevamo farlo uscire così, insomma, una cosa del genere. Poi però dissero no, facciamo proprio una console. In America non sapevano come stava andando lo sviluppo del Saturn in Giappone, allora andavano avanti. E allora fecero questo 32X. Che però, indovinate un po', si trovò a uscire quando in Giappone usciva il Saturn. Questo è aperto, è il 32X aperto. Come potete vedere, praticamente appunto era... Cioè, è comunque, praticamente è un'espansione e ha due... Praticamente ha due chip Hitachi SH2 a 32 bit. Sì, è a posto. Yeah, veramente con 23 MHz, ovviamente. Diceva anche che era 40 volte più veloce di un Mega Drive normale. Quindi fa vedere un po' vedi.
e poi anche questo, mettiamoci anche questo sopra. Cioè, nel senso, avevano un po' esagerato. L'utenza inizialmente furono anche abbastanza positivi come risposta all'inizio. Poi tutti si staccarono perché si resero conto. A parte osservate intero che macello di roba. E non vi dico, perché io ce l'ho, cioè, ce l'ho tutte e tre, quindi ve lo posso dire con cognizione di causa, per collegarli dietro che macello. Perché in realtà tutti e tre funzionano con tre prese di, con tre alimentazioni differenti. Un macello. In più, cioè, c'è tutta una quantità di cavi, perché il 32X ha bisogno di un cavo passante con il Mega Drive, poi il cavo di uscita video e l'alimentazione. Il Mega Drive ha bisogno della sua alimentazione e del cavo che arriva dal 32X. In più, se uno sul primo Mega Drive vuole avere l'audio stereo, perché il primo Mega Drive ha l'audio stereo solo in cuffia, perché c'ha l'uscita cuffia, deve mettere un cavo che colleghi l'uscita cuffia del Mega Drive a questo ingresso qui sul Mega CD. C'è un macello, una cosa, cioè, ora io dico, anche alla Sega qui hanno un po' esagerato, secondo me, però si sa infatti. Inizialmente fu, e questo invece è com'è su un Mega CD2, e praticamente inizialmente fu accolta anche abbastanza positivamente, ma poi si resero tutti conto subito che stava per uscire il Saturn. Qui potete vedere qualche gioco del 32X. Ne sono usciti pochissimi, 33, qui vi fanno vedere. Mancano quelli, perché ci sono anche alcuni titoli specifici che sfruttano sia il CD che il 32X, però aumentare il numero di colori sullo schermo, perché comunque il 32X era la pace, se non mi ricordo male, di visualizzare 32.000 colori, a differenza del Mega Drive, era una sorta di castoria. Questo è il Black Dawn della Blizzard, tra l'altro, uno dei primi giochi della Blizzard. Purtroppo i giochi non sono pochi, in pochi lo usarono veramente per 2X, perché comunque se ne andavano tutti conto e comunque era una cosa destinata a non durare. Fecero il possibile, ma questo è cosa di Carnegie. Questo è l'ultimo gioco uscito solo in Europa, si chiama Darkside. È dello sviluppatore di Elite e Frontier, tra l'altro, David Brave. Questo è Doom, che come potete vedere gira in finestra. È un po' diverso dalla versione Jaguar, come potete vedere. Questo è FIFA 96, uscito solo in Europa. Insomma, ci sono diversi giochi. Ora, però, insomma, diciamo, la line-up di lancio era buona. C'era Star Wars Arcade, c'era Doom. Questo è Knuckles Chaotix, è l'ultimo capitolo Semisonic uscito per il 2X. È anche un ottimo gioco, e oggi è introvabile, ho delle cifre fuori il cervello. Questo è Colibri, fatto dagli stessi di Echo the Dolphin, molto bello tra l'altro, un gioco molto particolare, non per tutti, però a me... Questo è un gioco 3D, o comunque, dove si comanda un Mac e Metal Head. Questo è Mortal Kombat 2, è un'ottima versione per 32X, molto meglio della versione per Mega Drive, potrebbe essere ancora meglio, però comunque insomma, non è male. Questo non è un granché un gioco di motocross. Qui potete vedere le scatole originali del 32X, ecco le vedete. C'è scritto 32X, di al lato, questo è Star Wars Arcade e questo è Virtua Fighter. Virtua Fighter è uno dei principali motivi per avere un 32X, perché le versioni fatte dal team N2 della Sega, dei loro giochi di punta, sono veramente forti, ma proprio forti forti. Ora poi l'altro si vedranno. Ora ci siamo, tanti già appunto, come avete visto sono pochi. Potete anche passare tra di voi, così vi date un attimo un'occhiata. Ah, scusa, ti parlo sempre, io lo guardo. Alcuni chiaramente sono usciti solo in America, insomma, ovviamente non tutti sono... Le cartucce sono simili a quelle del Mega Drive. Permetteva appunto dei giochi in 2D con la grafica molto bella, devo dire, se tu fai bene. Questo è Space Helder, un'ottima versione tra l'altro. E dei giochi in 3D comunque abbastanza interessanti. Questo è l'ultimo gioco uscito in America. Di Spider-Man tra l'altro, Web of Fire. Questo è un gioco di Star Trek, io non sono granché, non l'ho mai visto. Insomma, di giochi insomma ce ne sono tanti. Come potete vedere, questo è Star Wars Arcade, purtroppo diventa difficilissimo dopo un po' che è un po' un macello, però
Arriviamo in fondo, questo è Tempo, purtroppo non è mai arrivato in Europa, è un platform molto molto colorato, guardate belli i colori, molto schizzato tra l'altro nel gioco. E niente, appunto, come potete vedere appunto la linea è molto piccola di gioco, cioè nel senso la line up è molto molto scria. E molti giochi sono dei giochi del Mega Drive leggermente migliorati, diciamo, tipo questo per esempio. Arriviamo però a Virtua Fighter, quello che vedete lì, che è convertito benissimo, splendido, una versione è, secondo me è meglio dell'originale per Saturn, che era piuttosto brutto tra l'altro. E questo è Virtua Racing, altro gioco convertito benissimo. Due motivi per avere questa console, insieme a Space Harrier e Afterburner, sono dei motivi interessanti per averla davvero, diciamo. Secondo me sono proprio, cioè, per appassionati di Sega come me, io sono un grande fan della Sega, senza far battute in doppi sensi, e vabbè, ovviamente. Infatti noi diciamo Sega, ma in realtà sarebbe Sega il nome vero della casa, diciamo, in Italia si dice Sega, ma... Infatti se sentite quando partono i giochi di Mega Drive fa Sega, esatto, perché sarebbe Sega in effetti. Niente, questi sono tutti i giochi usciti sul 32X. Purtroppo, morta dopo pochissimo tempo, ha venduto poco. Il Mega CD non era andato fortissimo, comunque aveva venduto 2 milioni di unità. Questo era il Neptune, doveva essere un Mega Drive 32X insieme, anche questo non se ne fece niente. Quindi, seconda espansione del Mega Drive, pochi giochi, scarso supporto della casa madre, poca affidabilità, perché tra l'altro riuscire a farlo funzionare a volte è un macello, perché alcune cose le gestisce il Mega Drive, alcune lui, quindi a volte funziona uno e non l'altro, proprio di grafia, un casino, vi assicuro che è veramente un macello. Servono quelle quattro lamette di metallo? Servono perché andrebbe messo un connettore sotto per non cambia niente, però. In tempi, diciamo, viva dopo la morte di questa macchina, a differenza appunto di quella che ho visto prima del Jaguar, questo c'era una buona molta meno. Sono stati trovati molti giochi, cioè diversi giochi beta che sono stati rilasciati, questo è Virtua Hamster, siete un cliché in un ambiente virtuale e in un laboratorio per scappare. Questo è il gioco dell'X-Men. E quello altro graficamente più impressionante sul 32X, anche questa è una beta, non è mai uscito, però si trova ora da poter scaricare, è molto impressionante, anche se è ancora molto indietro come sviluppo. Questo è un porting amatoriale di Wolfenstein 3D da versione PC sul 32X, fatto bene tra l'altro, l'ho provato. Oggi come oggi il 32X è perfettamente, a parte è emulabile perfettamente su computer, però si può con delle cartucce apposta, flash eccetera, sono compatibili anche con 32X, quindi... Ah ecco, mi ero scordato quando abbiamo finito col 32X, questo è il Mega Drive che è uscito poco tempo fa, che legge, insomma, permette di mettere le micro SD eccetera. Sono a dire, il Jaguar come emulazione invece purtroppo è pessima. Il Jaguar ha una grande fanbase dietro, come dicevo prima, però il Jaguar allora a tutt'oggi non esistono flash drive, niente, e l'emulazione è pessima, perché è molto complicato come architettura, come dicevo prima, era difficile anche per gli sviluppatori bravi, si dovevano, diciamo, grattare la testa per farlo funzionare a dovere. L'emulazione è indietro, e quindi tanti titoli o non funzionano o sono buggati, glitch e cose varie, quindi in Jaguar con l'emulazione ancora siamo indietro, poi noi siamo una console comunque di nicchia, non è che ci siano ammazzati dietro, però per ora non è ancora molto bene. Questa è la pubblicità con cui lasciamo il 32X. I love the game. If I don't stop playing it, my wife is gonna kill me. You're in this dark, nasty place? Pretty disgusting. Now on 32X, it makes me sweat. Welcome to the world of Doom. A hellish nightmare for the more real, the more intense world of Genesis 32X. It takes my mind off work. Just one of the astounding new games for the machine six times more powerful than 3DO. Ready, set, go!
Che non è vero, ma proprio no, ma non esiste proprio. No, vedi, ma infatti all'epoca è bello perché, per esempio, anche prima mi avete sentito quando sul Mega CD la pubblicità, no, il Tentato X, quella americana, diceva: state aspettando di comprare un Super Nintendo a 32 bit? Non esiste, cioè loro si infamavano. Soprattutto Sega infamava molto Nintendo, c'è una pubblicità bellissima dove si vede una macchina di quelle da competizione drag, come si chiamano, quelle vanno. Sì, la Dragster, esatto. Con sopra Sonic che va velocissimo e c'è un vecchio macinino dove sopra c'è Super Mario Kart e va lentissimo, no? Per dire, quindi all'epoca si faceva proprio la guerra, ma proprio a viso aperto. Anche Atari, infatti, lo faceva prima con la guerra dei numeri, diceva 64 bit, cioè. All'epoca erano molto più forti questi scontri, no? Oggi no, oggi stanno un po' più, cioè si prendono in giro ma un po' meno.